Una buona giornata e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale, che apriamo parlando di politica e soprattutto di elezioni amministrative, perché è scaduto oggi a mezzogiorno il termine per presentare le liste elettorali. Noi andiamo a Chieti perché sono 5 i candidati sindaco, dove si voterà il 20 e il 21 settembre. Probabile però che si arriverà al ballottaggio. Facciamo il punto nel servizio di Giuseppe Dintino. Il dado che determinerà il futuro di Chieti è oramai tratto, i giochi sono fatti per le amministrative del 20 e 21 settembre. Oggi a mezzogiorno infatti è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle liste e si entra ora nella tranche finale della campagna elettorale. Sono 5 coloro che aspirano alla poltrona di sindaco del capoluogo teatino. Paolo De Cesare, 28 anni, è il più giovane tra i candidati, erede dell'importante impresa edile di famiglia, ha già ricoperto incarichi in Ance e Confindustria e fa parte del Consiglio d'amministrazione del Marrucino. De Cesare è sostenuto da 4 liste civiche. Luca Micone è il candidato del Movimento 5 Stelle, 40 anni e l'ideatore di una start-up nel campo paramedicale. A Micone è stato il primo dei pentastellati non eletti nelle scorse amministrative e può contare su una squadra completamente rinnovata perché i consiglieri grillini uscenti hanno scelto di non ricandidarsi. I 5 Stelle vanno avanti senza alleati, il voto sulla piattaforma Rousseau, tramite cui i militanti del partito hanno aperto le porte ad alleanze territoriali, infatti è giunto troppo tardi per rimettere tutto in discussione. Fabrizio Di Stefano, 55 anni, a detta dei sondaggisti sarebbe il candidato favorito. Viene da Tollo e fa politica da quando era solo un ragazzino. È stato eletto 2 volte in Parlamento e dopo essere stato glissato da Marsilio come candidato del centrodestra a presidente della regione, è ora scelto come primo cittadino di Chieti da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, UDC e 2 liste civiche. Bruno Diorio invece è l'outsider, sostenuto da un polo civico di cui fanno parte anche Italia Viva e Forzisti Ribelli, capeggiati dall'assessore regionale Febbo, che però si sono spogliati dal simbolo di partito. 60 anni, Diorio è medico di famiglia e un tifoso sfegatato del Chieti Calcio. La sua è una candidatura destabilizzante, a detta dello stesso Diorio, che infatti ha già provocato non poche frizioni in seno alla maggioranza in regione. Diego Ferrara, dall'alto dei suoi 66 anni, si aggiudica il titolo di candidato sindaco più navigato, è l'unico tra i candidati a sedere attualmente nel Consiglio Comunale di Chieti, in cui è stato eletto tra le schiere del Partito Democratico. Anche lì medico di famiglia, è sostenuto da 4 liste, imponendosi come candidato del centrosinistra, a cui però non dispiacerebbe, per sua stessa ammissione, trovare una quadra coi 5 Stelle. Camillo Carapelle invece, numero 1 di una lista tutta scalina, ha deciso di ritirarsi dalla corsa verso la fascia tricolore. Non significa però che non avrà ruolo in queste elezioni, infatti ha già annunciato pubblicamente il proprio sostegno a Diorio. In tutto coloro che aspirano a un posto in consiglio comunale sono oltre 600. In quanto Chieti supera i 15.000 abitanti, è uno dei comuni dove è previsto il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Insomma, è concreta la possibilità del ballottaggio che si terrebbe il 4 e il 5 di ottobre. Adesso cambiamo argomento e torniamo a parlare di emergenza sanitaria, perché dopo l'entrata in vigore del decreto che prevede in Italia l'obbligo della mascherina dalle 18 nei luoghi affollati, anche a Pescara verranno intensificati i controlli delle forze dell'ordine. Noi su questo abbiamo ascoltato il sindaco del capoluogo adriatico, Carlo Masci. Sindaco Masci, controlli in città come in tutto il paese per quanto concerne la movida, le mascherine da indossare dalle 18 fino alla mattina dopo, ma vogliamo spiegare bene cosa significa e questi controlli a cosa devono portare, perché c'è anche un po' di confusione in molti cittadini. Sì, noi ci troviamo in una fase delicatissima. Dopo i 3 mesi di lockdown abbiamo avuto un periodo in cui il contagio si è abbassato, drasticamente ridotto, quasi azzerato, e in qualche modo abbiamo allentato quelle che erano le precauzioni. Oggi, che sembrerebbe tornare in qualche modo il virus anche per i contagi di persone che vengono da fuori o che tornano dalle vacanze, è il caso di stare attenti. Questo non vuol dire allarme, vuol dire allerta, vuol dire utilizzare i dispositivi di protezione individuale, mettere in campo quelle precauzioni minime ma che servono per
tenere lontano il contagio da noi, quindi mascherine da indossare quando i rapporti sono troppo ravvicinati, il distanziamento fisico e sociale, la pulizia che è fondamentale, e tutte queste precauzioni devono essere messe in campo proprio per evitare che il virus possa tornare e possano esserci delle espansioni di contagio. Noi, per quanto riguarda l'amministrazione comunale, abbiamo cominciato anche un'opera di prevenzione. Ci sono delle macchine con altoparlanti che avvertono i cittadini e informano i cittadini sui comportamenti da mantenere. Poi il Comitato per la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, con il questore, con il sindaco e con tutte le forze dell'ordine, ha deciso di intensificare i controlli dalle 6 del pomeriggio in poi, come prevede il decreto del Ministro della Salute, e quindi in questi giorni ci saranno sicuramente più controlli, soprattutto nelle zone in cui è più facile l'assembramento, quindi parliamo delle riviere, parliamo della zona della Movida, di via Cesare Battisti, di piazza Salotto, di piazza Muzzi, parliamo della zona del centro storico, ecco, insomma, tutte le zone dove c'è la potenzialità di un assembramento. Ci saranno i controlli, quindi mi raccomando, indossate le mascherine, perché un controllo potrà comportare una sanzione anche di 400 euro, quindi manteniamo i comportamenti basici per evitare contagi e per evitare sanzioni, perché così sicuramente possiamo vivere più serenamente, più tranquillamente e tenere lontano il virus. E a proposito di controlli, a tappeto quelli sui cittadini residenti nella provincia di Chieti di ritorno da Grecia, Croazia, Malta e Spagna. L'ASL Lanciano-Vastochieti intensifica la ricerca di casi positivi al Covid-19 attivando una postazione tamponi drive-in all'ospedale di Ortona nell'area adiacente al laboratorio analisi. Controlli a tappeto sui cittadini residenti nei comuni della provincia di Chieti di ritorno dai paesi a maggiore rischio Covid-19. L'ASL Lanciano-Vastochieti intensifica la ricerca di casi positivi in vista dei rientri dai luoghi di vacanza, attivando una postazione tamponi drive-in all'ospedale di Ortona, nell'area adiacente il laboratorio analisi. Un'equipe del 118 sarà presente dalle 9 alle 19, da lunedì 24 a sabato 29 agosto, per consentire di eseguire il prelievo nasofaringeo senza scendere da l'automobile ai residenti nel territorio di competenza della ASL di ritorno da Grecia, Croazia, Malta e Spagna. Il test è gratuito, non richiede impegnative ed è riservato a quanti non siano stati intercettati in aeroporti e porti dove vengono sottoposti a controlli passeggeri in arrivo con voli e traghetti di linea dai suddetti paesi. Pertanto i vacanzieri che abbiano usato l'auto, imbarcazioni private o fatto scalo in aeroporti in altri paesi potranno eseguire il tampone nella postazione mobile di Ortona. Basta esibire il titolo di viaggio e un documento che attesti la residenza in uno dei comuni della provincia di Chieti. L'iniziativa mira a rafforzare la sorveglianza sanitaria secondo le direttive previste nell'ordinanza del ministro Speranza del 12 agosto scorso, che prevede l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico dal momento del rientro in Italia o al massimo entro 48 ore per chi ha soggiornato o transitato nei 4 paesi che fanno registrare un numero molto alto di casi positivi al coronavirus. Per le persone in attesa di eseguire il test e fino al momento dell'esito è prevista la misura dell'isolamento fiduciario nella propria abitazione. Obiettivo della ASL in questa fase di crescita dei contagi è identificare il maggior numero possibile di casi positivi e isolarli, tracciandone i contatti al fine di contenere al massimo la diffusione del contagio. Per questo la direzione dell'azienda sanitaria invita tutti i cittadini che arrivano da Croazia, Grecia, Malta e Spagna a cogliere l'opportunità offerta dal tampone drive-in, che facilita l'accertamento della eventuale positività, e lancia un particolare appello ai genitori affinché i loro figli facciano il test, visto che i giovani in questa fase sono la categoria più colpita dal virus. Virus, emergenza sanitaria e però anche i problemi che riguardano il mondo del lavoro, che con l'emergenza sanitaria entrano di diritto, anche se non solo, e di questo e di altro
Parleremo nel corso del nostro consueto collegamento in diretta con Paolo Renzetti da Pescara, a cui do il buon pomeriggio in compagnia del segretario interregionale della CGIL Abruzzo Molise Carmine Ranieri, che tra un po' vedrete. Buon pomeriggio ad entrambi. Paolo, linea a te. Sì, grazie Jacopo, hai detto bene, buon pomeriggio da Pescara, siamo in Piazza Duca degli Abruzzi con Carmine Ranieri, segretario generale della CGIL Abruzzo Molise. Ranieri, lo diceva il collega da studio, c'è l'emergenza sanitaria, ma nella nostra regione c'è anche un'altra emergenza, l'emergenza occupazione, l'emergenza lavoro. Tante multinazionali stanno lasciando l'Abruzzo e le conseguenze sono drammatiche. Sì, ci troviamo già da qualche anno un processo di impoverimento della nostra regione con multinazionali che dopo aver lavorato, occupato persone per molti anni e fatto utili nella nostra regione decidono di abbandonarla. Da ultimo i casi della Betafence di Tortoreto ed il caso della Yokohama. Sono multinazionali tra l'altro che stanno ancora macinando utili, hanno tutti gli indici economici in regola, cioè fanno utili, ma hanno deciso di andare via dall'Abruzzo soltanto per loro calcoli di strategia e di delocalizzazione. La Betafence, siamo preoccupati, la loro produzione dovrebbe essere spostata in Polonia e così via. Noi crediamo che tutto questo sia inaccettabile. Nel mese di settembre ci saranno sia per la Betafence che per la Yokohama due importanti tavoli di confronto al Ministero dello Sviluppo Economico. Tra l'altro due tavoli che sono stati convocati in videoconferenza, ma noi crediamo che sia utile un confronto, seppure con tutte le regole di sicurezza, un confronto viso a viso, perché queste scelte sono ingiustificate ed inaccettabili. Ranieri, non è una frase fatta, però è il caso di dire che mai come questa volta si preannuncia e si prevede un autunno caldo sul fronte occupazionale nella nostra regione. Ma oggi noi ci troviamo questi due casi di aziende che, diciamo, con tra virgolette la scusa del Covid, cioè prevedendo un calo della domanda, ci comunicano che vogliono via. Anche stiamo parlando di aziende per le quali ad oggi ancora la domanda tira e quindi avrebbero ancora potrebbero produrre qua e vendere i loro prodotti e fare ancora utili nella nostra regione. Ovviamente la crisi morde, stiamo parlando di una crisi che è la più forte degli ultimi 30 anni, la più grande crisi che noi abbiamo conosciuto. Siamo molto preoccupati per quello che avverrà in autunno. Considerate che molte aziende hanno continuato a produrre anche in virtù delle vecchie commesse che c'erano state prima del Covid e la chiusura e il lockdown ha creato dei ritardi, ma la domanda ovviamente sarà in diminuzione, quindi su questo un autunno caldo, un autunno nel quale la Regione Abruzzo insieme con il Ministero dello Sviluppo Economico dovranno porre in essere delle strategie necessarie e indispensabili per rilanciare questa regione, per consentire che le aziende restino nel nostro territorio e che nuove imprese possano venire. Un ruolo fondamentale e strategico dei nostri governanti regionali e nazionali. Il resto purtroppo lo sta facendo, lo dicevamo anche prima, questa emergenza sanitaria, perché tante piccole imprese sono in evidente difficoltà, tante piccole aziende non hanno riaperto dopo il lockdown e c'è il rischio che anche altre, segretario, possano restare con le serrande abbassate da qui a qualche settimana. Sì, molte aziende appunto ancora non riaprono da dopo il lockdown. Tra l'altro devo dire che sindacati insieme alle associazioni di imprese, a tutte le associazioni di impresa, ben 16 associazioni hanno stilato un documento che hanno inviato alla Regione su quelli che sono i punti nevralgici per consentire a queste aziende di sopravvivere e di andare avanti in questo momento difficile. Su questo il primo punto è quello del credito. Le aziende hanno bisogno di finanziarsi, soprattutto quando sono in difficoltà, hanno bisogno di finanziarsi con delle garanzie pubbliche perché altrimenti le banche non daranno loro credito e hanno bisogno di restituire questo debito in un tempo molto lungo. Questa è una delle misure, ce ne sono tante altre, chiediamo alla Regione di ascoltarci e di avere un confronto serrato perché queste misure possono aiutare in una situazione estremamente critica. La situazione è davvero preoccupante in questo senso. Linea allo studio, a te Jacopo, il segretario ti ascolta per qualche domanda o considerazione.
Sì, buon pomeriggio segretario. Io volevo fare con lei una considerazione che viene direttamente da un post di Francesca Redavid, che è il segretario generale della FIOM, che sui social ha scritto: ogni salto epocale ha determinato la riduzione dell'orario di lavoro, nessun salto epocale è stato ardito come questo, globale la digitalizzazione, globale il Covid, e dunque lo sbocco, secondo il segretario generale della FIOM, è ridurre l'orario e redistribuire la ricchezza. Ecco, è una prospettiva, è un'ipotesi concreta oppure è una prospettiva a cui probabilmente dobbiamo rassegnarci che non sarà così, o comunque voi siete d'accordo su questa lettura? Io credo che deve necessariamente essere un'ipotesi concreta. In questo periodo si è verificata un'ulteriore divisione tra i detentori della ricchezza, delle grandi ricchezze, e la classe media, la classe povera. Tra l'altro tutta questa grande fetta della popolazione si è indebolita, ci sono i rapporti che sono usciti proprio negli ultimi giorni. Allora in questo caso è impensabile pensare che si continui a produrre con le vecchie regole, in cui le imprese fanno quello che vogliono e poi vanno via e magari non pagano le tasse in Italia, utilizzano paradisi fiscali. Quindi il tema della redistribuzione della ricchezza è la prima cosa, è importantissima. In questo periodo, soprattutto in cui non c'è lavoro, non è per colpa delle persone se queste non trovano lavoro. Dall'altro lato ci troviamo di fronte a una rivoluzione tecnologica che noi non abbiamo mai vissuto, e questa rivoluzione tecnologica, oramai lo dicono tutti quanti gli economisti, porterà una forte riduzione delle ore lavorate, lavori che cambiano ma anche minor lavoro, quindi c'è bisogno di redistribuire il lavoro e in questo senso redistribuire la ricchezza. C'è necessità di un nuovo paradigma, c'è necessità degli stati nazionali, ma io penso anche alle istituzioni sovranazionali, che anziché lasciare libero il mercato dettino le regole perché si possa vivere in una società che è cambiata, che è la società dei giorni nostri. In questo senso credo, scusate, chiudo, che le novità che sono avvenute anche in Europa siano un passo importante. Il recovery fund, i fondi per la sanità pubblica, sono tutti dei segnali che forse fino a qualche anno fa erano impensabili. Forse se pensiamo a qualche anno fa, dove la Grecia è stata lasciata scivolare in una crisi economica senza precedenti, con estrema povertà, con persone che non riuscivano a curarsi, forse si è capito che il paradigma non è quello della Grecia, ma è quello degli stati sovranazionali che intervengono nelle crisi e che regolano il mercato. Una considerazione, tornando un po' all'inizio del collegamento sui due casi, di cui peraltro stiamo vedendo alcune immagini, quello della Betafence di Tortoreto e della Yokohama. Ecco, lei come immagina l'evoluzione di queste due situazioni molto spinose? Ma innanzitutto il primo punto è avere un tavolo di confronto vero per capire le vere ragioni che portano queste multinazionali ad andare via, e capire se ci possono essere le condizioni perché queste multinazionali ritirino i licenziamenti e continuino a lavorare in Abruzzo. Un Abruzzo che è una terra che, pure con tante difficoltà, mantiene una forza lavoro estremamente qualificata e anche delle prospettive di concorrenzialità rispetto, diciamo, a tante altre sedi produttive. Quindi il primo sviluppo che voglio immaginare è quello di un ripensamento delle due grandi multinazionali. Questo è il primo passaggio. Dopodiché la cosa importante è sempre che non vi sia la chiusura degli stabilimenti produttivi. Su questo c'è il Ministero dello Sviluppo Economico, a partire dai due interlocutori, cioè dalle proprietà, dal fondo di investimento di Betafence. Sappiamo che Betafence fa parte del gruppo Presidium, che a sua volta è gestito dal fondo di investimento Carlyle, e stessa cosa per la Yokohama. I due investitori decidano, ritornino sui propri passi e restino qui. Dopo l'attivazione da parte sia del Ministero dello Sviluppo Economico che della Regione Abruzzo, dell'assessorato alle attività produttive, a creare quelle condizioni perché vi sia sviluppo di queste realtà. Stanno arrivando e possono arrivare tante risorse europee, risorse del Recovery Fund nella nostra regione. Dobbiamo intercettarle e utilizzarle nella maniera migliore per creare un sistema, quello abruzzese, che è un sistema che ha fatto scuola anche negli ultimi anni. Ricordiamo che comunque l'Abruzzo
è la regione più sviluppata del sud Italia. Ecco, ricreare e riporre in essere quelle condizioni per lo sviluppo della nostra regione e per attrarre il lavoro. Paolo. Sì, prima di chiudere un'ultima domanda, direi d'obbligo, perché tra 3 settimane, usiamo il condizionale, dovrebbero riaprire le scuole anche nella nostra regione, in Abruzzo, in Molise e tutte le regioni del nostro paese. Segretario, il ministro dice che i sindacati stanno facendo un po', diciamo per conto loro, ha un po' criticato le critiche dei sindacati che hanno detto che è difficile in questo momento pensare ad una riapertura delle scuole il 14 settembre. È così? Siete fiduciosi oppure potrebbe slittare la prima campanella? Ma innanzitutto noi dobbiamo ribadire che per noi è importantissimo riaprire le scuole e riaprirle nei tempi dell'anno scolastico. Tutti noi crediamo che la scuola non possa essere fatta a distanza, non debba essere fatta a distanza, bisogna riaprire le scuole perché è importante per il futuro dei nostri figli. Detto questo, il ministro non può rifuggire dalle proprie responsabilità e su questo anche lo stesso governo nazionale. Pensiamo che sulle scuole si è partito molto in ritardo, si è deciso di investire soltanto 1 miliardo di euro su quello che è un settore primario di fondamentale importanza appunto per la riapertura delle scuole, siamo in forte ritardo, abbiamo chiesto con forza l'assunzione dei docenti che tra l'altro sono nella forma di precariato già da molti anni dentro le scuole con delle procedure veloci, snelle che potevano garantire il personale e ovviamente vogliamo che i nostri alunni entrino alle scuole in sicurezza. Tutto questo dobbiamo dire si sta facendo spesso male e in ritardo e da questo le nostre critiche al Ministro, ma che sono le critiche tese a stimolare che veramente si faccia, se le scuole stanno per riaprire ci troviamo molto troppo indietro e da qui le critiche dei sindacati. I sindacati hanno scioperato nell'ultimo giorno di scuola proprio per dire guardate che le vacanze durano poco, le vacanze estive durano poco, bisogna mettersi al lavoro da subito. Sentivo ieri le dichiarazioni del Ministro, stiamo già lavorando da alcune settimane, beh forse bisognava lavorare da alcuni mesi e da qui le nostre critiche. Detto questo, auspichiamo e tutti vogliamo che le scuole ovviamente riaprino in tempi brevi ma in sicurezza, perché rischieremmo poi di dover chiudere e di aver fatto un danno ulteriore diciamo rispetto a quelle che sono le esigenze degli alunni. Sperando dunque che possa partire l'anno scolastico così come detto dal Ministro il 14 settembre, noi chiudiamo questo collegamento in diretta da Pescara, grazie al Segretario Generale della CGIL Abruzzo Molise Carmine Ranieri per aver accettato il nostro invito, grazie a Gaetano Terio per l'assistenza tecnica, linea che può tornare allo studio, a te Jacopo. Grazie Paolo, grazie al Segretario Ranieri, noi continuiamo il nostro telegiornale cambiando argomento adesso perché a pochi giorni dal quarto anniversario del primo dei terremoti che hanno colpito il centro Italia, il commissario straordinario Giovanni Legnini fa il punto sulla ricostruzione, annunciando 3 nuove ordinanze. 3 nuove ordinanze sulla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016 e quello del 2017, le ha annunciate il commissario straordinario Giovanni Legnini. Le ordinanze prevedono la riorganizzazione della struttura commissariale, introducendo la separazione tra la gestione e il controllo della ricostruzione, definiscono i contenuti dei programmi straordinari di ricostruzione e disciplinano ex novo l'affidamento della progettazione e dei lavori che riguardano le chiese. Tra 2 giorni ricorrerà il 4° anniversario del primo dei terremoti che sconvolsero il centro Italia e oggi Legnini fa il punto sulla ricostruzione ponendo l'accento anche sulla ripresa economica. Noi usciamo da 6 mesi prima di blocco totale per il Covid e poi di forte rallentamento, o meglio di ripresa lenta, quella che stiamo vivendo questi mesi. Emergenza sanitaria che si aggiunge all'emergenza sismica, post-sisma che ha determinato una situazione di gravissima difficoltà per i cittadini e le imprese dei territori delle 4 regioni. Adesso definiamo i contenuti minimi, anzi i contenuti essenziali di questi programmi e soprattutto variamo linee guida molto avanzate, molto innovative, ben strutturate, che costituiscono un atto di cosiddetta soft law, di indicazioni ai comuni, agli uffici speciali, cui attenere per garantire un ordinato svolgimento della ricostruzione e una qualità della ricostruzione.
dobbiamo smetterla di dire che c'è sempre qualcosa che manca. No, ci sono le norme, ci sono le procedure, ci sono le risorse, ne serviranno altre di risorse, e io ho già chiesto e chiederò insieme a tutti quanti voi, gli attori della ricostruzione, che una quota del recovery fund sia destinato a rendere questi territori più attrattivi, a essere connessi, a realizzare paesi intelligenti, paesi, città sicure e connessi. Se noi in questi territori, nel ricostruire, garantiremo sicurezza e connessione con infrastrutture materiali, le strade digitali, questi territori nei prossimi anni potranno guardare con maggiore fiducia al futuro. Cronaca adesso: era con la moglie, le due figlie e il nonno, poi loro sono scesi ai piedi della montagna e lui invece è rimasto con il cane che spaventato si è bloccato e non c'è stato verso di farlo muovere da lì. È accaduto a un uomo residente a Montesilvano che con la famiglia aveva in programma di salire lungo la via direttissima, un itinerario alpinistico che conduce fino alla vetta occidentale del Corno Grande sul Gran Sasso. Ancora in fase di salita però, da solo ha deciso di non proseguire, lasciando che il resto della famiglia raggiungesse la cima e scendesse poi fino a Campo Imperatore. Con i viveri al seguito e tutto il necessario per affrontare la via alpinistica che ormai i due avevano percorso per metà, l'uomo era probabilmente convinto di riuscire a riportare a valle il proprio cane, una femmina di pastore abruzzese che ha istintivamente, per la presenza dei numerosi salti rocciosi, cominciato a dare evidenti segni di paura. A confermarlo anche i tecnici del soccorso alpino e speleologico, che hanno raggiunto i due intorno alle 20:45 ormai al tramonto. L'allarme inizialmente era stato inoltrato ai vigili del fuoco, ma data la zona impervia per la presenza di salti di roccia e strapiombi e la visibilità ridotta per l'imminente sopraggiungere della notte, ad intervenire sono stati i tecnici del soccorso alpino e speleologico Abruzzo. Anche l'uomo, non solo il cane, dopo un'intera giornata in quota era infatti spossato. I soccorritori, dopo averli imbracati entrambi, li hanno supportati nella discesa con l'ausilio delle corde. Pur essendo spaventato, ha raccontato la squadra di soccorso, il cane si è progressivamente fidato di noi. Inizialmente procedeva intimorito dalle manovre con le corde, poi però ha iniziato a scodinzolare sulle sue zampe, ha percorso tutto il tragitto di ritorno. E prima di passare allo sport, una notizia che riguarda gli spettacoli, gli eventi, perché domani sera alle ore 21 all'Arena dei Pini di Silvi Marina sarà presentato in anteprima nazionale il film Mai per Sempre, diretto da Fabio Massa, che è anche attore della pellicola. Alla presentazione parteciperà, oltre al regista, anche l'attrice Giulia Mariarciuk. E adesso parliamo di sport, di calcio, di Serie B, svolta sul nome del nuovo allenatore del Pescara, perché il presidente Sebastiani ieri ha incontrato Luigi Di Biagio, reduce dall'esperienza sulla panchina della Spal nella scorsa stagione in Serie A. Di Biagio è già in passato, è stato nei radar biancoazzurri, e ora la sua è una candidatura autorevole che può avere la meglio su quelle di Sottil e Oddo. C'è anche il 49enne tecnico romano Luigi Di Biagio fra i papabili alla panchina del Pescara. L'ex tecnico dell'Under 21, lo scorso anno alla guida della Spal nella massima serie nella parte finale della stagione, si è infatti incontrato oggi con il presidente del sodalizio biancazzurro Daniele Sebastiani. Top secret i contenuti dell'incontro, ma la candidatura del trainer laziale prende forza in queste ore, a pochi giorni dall'inizio del ritiro precampionato che il Pescara effettuerà in sede. Le prossime ore saranno decisive per capire chi guiderà il Delfino nel prossimo torneo. Restano ovviamente in ballo al momento anche le candidature di Andrea Sottil sulla panchina biancazzurra nell'ultimo mese e mezzo, di Massimo Oddo che tre giorni fa aveva rescisso consensualmente il contratto con il Perugia. Potrebbe dunque uscire da questo trist di nomi quello giusto, con la novità di Biagio che, stimato dai dirigenti biancazzurri, era già stato nella passata stagione accostato a più riprese al Pescara dopo le dimissioni di Luciano Zauri e prima dell'arrivo sulla panchina abruzzese di Nicola Legrottaglie. E a Teramo è ufficiale l'arrivo di Massimo Paci in panchina. Oggi il raduno dei biancorossi e poi inizieranno gli allenamenti, prima individuali e poi collettivi. Ma adesso c'è da pensare anche al mercato.
Da ieri sera è ufficiale, Massimo Paci raccoglie l'eredità di Bruno Tedino prima e Cetteo Di Mascio poi e diventa il terzo allenatore del Raiachini a Teramo. Contratto di un anno con opzione per il secondo per l'allenatore originario di Porto San Giorgio che oggi avrà il primo incontro con la formazione biancorossa. Il nuovo allenatore sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni agli organi di informazione, sarà accompagnato nella sua esperienza abruzzese dal vice Roberto Guana e dal preparatore atletico Riccardo Cantarini. Il gruppo squadra nel rispetto delle prescrizioni poste dal vigente protocollo sanitario si sottoporrà ai test sierologici da ripetere dopo 14 giorni e dal primo ciclo di tamponi ogni 4 giorni direttamente presso l'impianto di Piano Daccio. Tutte le sedute precampionato in programma si svolgeranno dunque a porte chiuse al Bonolis. Si comincerà con allenamenti individuali fino alla seconda serie di tamponi che anticiperà l'avvio delle sedute collettive. In mattinata ci sarà l'ultimo ciclo di visite mediche per i calciatori biancorossi. Ancora non è noto il calendario delle amichevoli, ma lo ha ufficializzato Iachini nella conferenza stampa di giovedì mattina. Quello che è certo è l'amichevole contro il Napoli di Rino Gattuso il prossimo 4 settembre alla Patini di Castel di Sangro, sempre a porte chiuse. Da adesso in avanti però sarà tempo di mercato e di scelte. Innanzitutto si comincia dalla vicenda che riguarda i contenziosi. 12 giocatori reclamano il pagamento degli stipendi Covid. La società non vuole riconoscerli e si andrà al collegio arbitrale. Se durante questa situazione qualcuno dovesse trovare una soluzione alternativa, il Teramo non ostacolerà la partenza. E a proposito di uscite, la voce Mungo Avellino è confermata, ma si è trattato per il momento solo di un primo contatto tra gli irpini e i biancorossi, che per ora non ha portato ad una trattativa vera e propria. Il Teramo conta di poter fare cassa, ma solo con qualche giovane, che però per regolamento servirà e come. Ecco perché si valuterà l'eventuale addio di qualche elemento che l'anno scorso ha deluso, nonostante le premesse fossero ben differenti. E soprattutto c'è la concreta possibilità che uno o tutti e due, tra Cianci e Martignago, rientrati dai prestiti con Carpi e Alessandria, possano avere un'opportunità di riscatto. Tra poco più di un mese scatta il campionato e tempo non ce n'è tantissimo. Il diavolo prova ad accelerare i tempi per permettere a Paci di avere una squadra competitiva per un torneo che già da adesso, riforma o non riforma, si preannuncia molto duro. È tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sui nostri canali social. Prossimo aggiornamento con il TG6 alle ore 19. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.